due voci dal professor Cestari e dal dottor Cengia. Prego. Sì, grazie Lucio Olivetti di averci coinvolto come gruppo anche in questa tua magnifica riunione, è la terza se non erro, e siamo molto contenti di essere qui e volevo qui enfatizzare, e proprio è emerso anche da quanto ha chiesto adesso Frulloni all'ultimo relatore, il ruolo di un interesse trasversale anche degli altri specialisti nei casi complessi. E allora qui volevo ricordare che a Brescia, in università e all'ospedale convenzionato, per merito anche di Gigi Grazioli, abbiamo fondato un gruppo che si chiama Linneo, che settimanalmente si interessa proprio della valutazione con gli altri specialisti, radiologi, medici, gastroenterologi, chirurghi, internisti, affrontare, del decidere le strategie d'urgenza o non in urgenza dei casi complessi. Questo gruppo l'abbiamo chiamato Linneo, si interessa dei problemi epatobiliopancreatico, ma la stiamo fondando anche il gastroenterologico, che è uno degli altri argomenti che sicuramente è unico. A questo punto do la parola al mio primo collaboratore, dottor Cengia, che svilupperà il ruolo attuale della CPRE. Avete visto il ruolo che sembrava marginale, ma che sta emergendo soprattutto nel campo operativo dell'ecoendoscopia. Prego, Cengia. Buongiorno, grazie dell'invito. E Devi andare avanti con questo. No, con le freccine. No, sul computer. Scusate. Allora, da sempre il problema biliopancreatico, in particolare delle vie biliari, nasconde notevoli incertezze dal punto di vista diagnostico. Il problema risiede non solo appunto in questa incertezza diagnostica, ma anche nel cercare di arrivare alla massima certezza alla fine del workup che noi conduciamo, in maniera di garantire un'appropriata terapia e un outcome ottimale. Questo chiaramente andrebbe fatto in un contesto di collaborazione multidisciplinare, ma anche in un contesto di risparmio di risorse e di riduzione al massimo dei rischi. Fino all'avvento, nei primi anni 90, della risonanza, l'RCP faceva la voce grossa in termini diagnostici nella patologia biliare, soprattutto nella patologia maligna, ma anche benigna. Da quando si è affermata l'MRCP, ovviamente il ruolo delle metodiche endoscopiche ha assunto un taglio preeminentemente terapeutico. Questo sembrava potesse portare ad una riduzione delle procedure, in realtà con le nuove diagnosi si è poi incrementato ulteriormente il numero di esami che poi si andranno a fare. Il concetto fondamentale quando si parla di RCP è quello di indicare l'esame per l'indicazione più corretta, scusate il gioco di parole, ma questo editoriale di Cotton che ormai risale a più di 20 anni fa, sintetizza bene quelli che sono i problemi della metodica, cioè una metodica operatore dipendente gravata qualche volta, non così spesso, da rischi anche gravi e da comorbidità importanti, che necessita ovviamente di un training e di un'esperienza che si fa sul campo. Sono stati individuati, non tanto recentemente, dei fattori di rischio che espongono il paziente a priori alla possibilità di sviluppare complicanze, e questo rende conto appunto del fatto che è una metodica che giova meno nelle persone per le quali è meno indicata. Attualmente, quali sono le necessità che i pazienti portatori di patologia biliare benigna hanno per ricorrere o di ricorrere a procedure endoscopiche? Abbiamo già visto i calcoli biliari, le stenosi indeterminate, che sono tali fino a prova contraria, le complicanze chirurgiche, soprattutto in epoca di trapianto epatico, e le condizioni biliari acute, cioè quelle situazioni in cui, come diceva il dottor Frulloni, è necessario intervenire urgentemente. In tutte queste situazioni,
Quello che non è demandabile è la terapia e l'RCP non può essere sostituita. E vedremo, così come l'RCP, tutte le tecniche endoscopiche mediate da questa metodica. L'ecoendoscopia in questi anni ha preso molto piede perché ha una elevata accuratezza diagnostica in ambito biliare, è una metodica relativamente semplice, anche se ovviamente anch'essa operatore dipendente presuppone un adeguato training, ma soprattutto perché ci garantisce un approccio in un solo tempo o con scanner radiali, come vedete in questi casi, oppure con scanner lineari che ci consentono anche l'esecuzione eventualmente di biopsie. La presenza di canali operativi adeguati ci consente il passaggio di aghi di vario calibro con la possibilità di acquisire tessuti per l'analisi citologica, istologica o, come vedremo più avanti, anche con la possibilità di eseguire dei drenaggi biliari. Da tanti anni ormai l'ecoendoscopia si è ritagliata un ruolo importante e a livello delle patologie biliari vedete come quasi tutta il carrello può essere studiato con l'ecoendoscopia. Ovviamente occorre anche un pochino di pratica e un pochino di contestualizzazione del problema. In ambito litiasico l'RCP ovviamente mantiene un ruolo importante soprattutto in termini di cleaning della via biliare per evitare quelle situazioni che possono portare all'evento acuto, cioè alla colangite. Sono già state identificate quelle categorie in relazione a fattori clinici e strumentali che espongono il paziente ad un elevato o basso rischio di litiasi e, come ormai è già stabilito, l'RCP si pone solo in caso di elevato rischio di calcolosi della via biliare, mentre in questa categoria di rischio intermedio si giocano un ruolo, direi, al 50% l'MRI e l'ecoendoscopia. Ovviamente, come sottolineava appunto il dottor Frulloni, il problema è la disponibilità e vedremo come pur se l'ecoendoscopia ci consente un'accuratezza diagnostica e ci consente anche di ovviare a procedure operative come la sfinterotomia inutili, ovviamente deve essere subordinata alla disponibilità dell'ecoendoscopista, ad un ecoendoscopista che sappia fare anche RCP e alla disponibilità ovviamente temporale della metodica stessa. I calcoli biliari non sono tutti facili da togliere, ma possono presentare delle difficoltà non solo legate, come si può pensare, alle dimensioni assolute del calcolo, ma anche alle circostanze anatomiche, ai pregressi interventi del paziente, oppure a delle condizioni particolarmente scadenti. Questo è un caso di una stenosi del tratto medio della via biliare di natura cicatriziale, sopra la quale, vedete, sono presenti dei calcoli di grandi dimensioni. Questo è un caso che il professor Cestari ricorda sicuramente bene, di un paziente completamente asintomatico, se non per una colestasi modesta, anitterico, che al primo controllo endoscopico ha dimostrato la presenza di questo impietramento di tutto l'emisistema biliare di destra. È stato sottoposto, se non erro, a 22 RCP, però alla fine tutto il sistema è stato pulito e non ha sviluppato cirrosi biliare. Quello che è subentrato in questi anni, anche vedremo in relazione al fatto che comunque l'endoscopia ha dei limiti prevalentemente diagnostici, è questa nuova generazione di strumenti a disposizione. Sicuramente quello che ha portato e porterà le più importanti novità sia in termini diagnostici che terapeutici è questa nuova sonda intracanalare per eseguire la colangioscopia diretta. Si chiama Spyglass ed è una sonda di 9 French, quindi molto piccola, 2 mm, poco più di 2 mm, che al cui interno porta altri canali operatori per fare uscire delle pinze, per far uscire delle sonde per litotrissia o addirittura delle sonde per ablazione. Questa è la visualizzazione diretta che noi possiamo avere in corso di colangioscopia in un albero biliare sano, ma possiamo anche trovare ad esempio la presenza di calcoli a livello dell'epatico comune e
procedere con una sonda dedicata o elettroidraulica o al laser ad olmio all'ablazione del calcolo, alla frantumazione del calcolo. Queste sono tutte le possibilità diagnostiche che, mediate da questo tipo di sonda, noi possiamo andare ad eseguire. E vedete, si va dalla biopsia, dalla visualizzazione diretta, eventualmente alla definizione diagnostica e di natura di altre patologie rare, come ad esempio le varici del coledoco. Questo è un calcolo, questa è la visualizzazione diretta di una neoplasia della via biliare, e queste sono tutte le procedure terapeutiche mediabili con questo tipo di colangioscopia che noi possiamo eseguire. Quella sicuramente più eclatante è la biopsia diretta, con l'acquisizione quindi di un campione per l'esame istologico. Questo è un esempio di litotessia elettroidraulica. Vedete che comunque anche con la semplice ERCP e con la litotessia endoduttale c'è sempre comunque un 5-10% di fallimenti, mentre il successo tecnico di questa metodica arriva quasi al 100%. Le condizioni acute si identificano prevalentemente nella colangite. Colangite che, come è già stato accennato, fino a pochi anni fa non era stata ben classificata. Oggi, grazie alle linee guida di Tokyo, che sono state aggiornate l'anno scorso, definiscono bene tre caratteristiche clinico e strumentali per la definizione di colangite, ma soprattutto ci gradano la gravità, la severità della malattia, e questo ci condiziona ovviamente il tipo di trattamento. Vedete come l'unica evenienza in cui l'RCP non può essere demandabile, quindi l'unica circostanza in cui noi dobbiamo eseguire un esame in emergenza, è proprio la colangite acuta severa, che ha una mortalità superiore al 40%, soprattutto negli anziani. Quindi grado 1, grado 2, grado 3, vedete il drenaggio biliare, quindi l'aspetto terapeutico della procedura endoscopica in queste circostanze è quello che viene richiesto assolutamente. Questo è un caso di una papilla bulging, cioè protrudente nel lume duodenale, al cui interno, dopo un'incisione con ago, è presente un conglomerato litiasico e di fango che sostiene appunto questo quadro colangitico. E passiamo alle stenosi indeterminate, cioè quelle stenosi di natura X che non hanno avuto una definizione diagnostica dopo un workup, diciamo così, basilare. E vedete, questa è una stenosi del terzo medio del coledoco, una stenosi apparentemente cicatriziale, che però, se noi andiamo a studiare con quello che è il primo approccio endoscopico, cioè col brushing, abbiamo dei dati di sensibilità molto bassi. Vedete, variano molto nelle casistiche, si arriva nelle migliori al 60%. Ovviamente in caso di colangiocarcinoma la sensibilità è maggiore, ma spesso la stenosi è una stenosi neoplastica o comunque non da colangiocarcinoma, e quindi la sensibilità cade. E in questo caso, vedete, questo è un caso recente che conosce anche il dottor Grazioli, di una ragazza di 28 anni, vista per la prima volta in condizioni di semplice colestasi, senza ittero, nessun'altra patologia correlata, in particolare dell'apparato digerente, stenosi plurifocali della via biliare al terzo inferiore, al terzo prossimale in corrispondenza dell'ilo, e stenosi multifocali dell'emisistema di destra. È stato eseguito un brushing negativo. La paziente è ritornata, è stato eseguito un nuovo brushing con la diagnosi di colangite sclerosante con focolai di colangiocarcinoma associato. E in questo contesto ovviamente lo spyglass, cioè la colangioscopia, potrà e è di fatto diventata dominante ai fini della diagnostica. Vedete come già i parametri, la performance di accuratezza è elevata solo con la semplice visualizzazione, che ovviamente richiede un certo training, ma con l'aggiunta della biopsia questi parametri si alzano ulteriormente. Un altro tipo di approccio che per ora è riservato agli studi e ai centri
di riferimento è l'impiego delle sonde per l'endomicroscopia confocale, cioè una sonda che attraverso dei frame rapidissimi ci dà di fatto l'acquisizione di un'immagine simile a quella della microscopia, cioè ci fa vedere le cellule che caratterizzano il dotto. È una tecnica abbastanza difficile da apprendere, soprattutto che comporta un apprendimento lungo perché l'atlante è vario, e vedete però che nonostante tutto si è già arrivati ad una classificazione dei parametri suggestivi per malignità verso i parametri suggestivi per benignità. La specificità e la sensibilità di questa metodica è elevata, anche se il principale gap che ha l'endomicroscopia è la riproducibilità, ovviamente in relazione all'esperienza dell'operatore. E questo è tutto il pool di metodiche endoscopiche che noi possiamo applicare per arrivare a determinare la natura di una stenosi indeterminata. È chiaro che alla fine, in quasi tutte le condizioni di stenosi o comunque di acuzie della patologia, in caso di patologia biliare, quello che conta è il drenaggio, cioè la terapia di questi casi. E quindi l'endoscopia si è dotata di fatto di tantissimi stent, di tantissime tipologie di stent in relazione alle diverse patologie. Si passa dalle stenosi benigne, le stenosi post-operatorie, che possono beneficiare sia di stent plastici, come vedremo qui, stent multipli, ma soprattutto possono beneficiare anche in questi mesi ne sono usciti di altri tipi di stent metallici. I nuovi stent metallici, quelli di ultima generazione, hanno la caratteristica di essere ovviamente ricoperti, perché devono essere rimovibili, e di avere dei particolari accessori che ne consentono la rimovibilità dopo 2-3 mesi dal posizionamento. E vedete, queste sono tutte le indicazioni in ambito benigno, ovviamente, per posizionare uno stent con diverse fogge e diverse caratteristiche delle maglie. Il caso dei trapianti di fegato, ne è già stato accennato in mattinata, è un caso che ha incrementato ulteriormente la spinta alla produzione di stent dedicati, soprattutto stent autoconformanti e rimovibili, e vedete in questi casi stenosi, stent e restenosi, come spesso succede alla rimozione dello stent. Una indicazione particolare è il posizionamento di stent in caso di complicanze. Abbiamo parlato prima delle complicanze perforative, ma ci sono anche le complicanze emorragiche legate alla sfinterotomia. Gli stent ci possono aiutare nella emostasi temporanea della complicanza. E per ultimo, visto che siamo in ritardo, volevo accennarvi a quelle che potrebbero essere le indicazioni all'impiego dell'ecoendoscopia nei trattamenti di drenaggio appunto endoscopico quando l'RCP fallisce. Vedete che in alcuni casi l'RCP può fallire, ma c'è la possibilità di ricorrere a un rendezvous mediante ecoendoscopia. Vedete il posizionamento del filo guida a monte in sede transgastrica. Dall'epatico di sinistra si passa il filo guida, si cambia lo strumento e poi si esegue la metodica per via tradizionale. E per ultimo i drenaggi epatogastrici, sempre in caso di alterata anatomia o di impossibilità di accesso attraverso la papilla nativa. Grazie.